Allora, ben ritrovati ragazzi, ecco una lezione, una serie di lezioni dedicate alle proiezioni ortogonali. Come al solito una prima brevissimo video di presentazione. Questa è l'impostazione di una tavola in sonometria, scusate, in proiezione ortogonale. Il piano orizzontale, il piano verticale, il piano laterale devono essere segnati con lettere stampatello messe negli angoli a indicare il nome del piano. Le linee che rappresentano gli assi di riferimento con l'origine posta al centro vanno realizzate in matita H3. Ogni asse viene nominato con il suo nome, quindi abbiamo X, Z, Y e qua sotto la palette, ecco, ve la mostro. Y di nuovo, quindi tutte le tavole che voi andate a preparare dovranno essere impostate in questa maniera. Iniziamo a presentare alcuni esercizi, dai più semplici, che vi chiedo di fare seguendo passo passo, e poi via via potrete incominciare a essere più autonomi, come io spero, nella realizzazione del disegno. Io realizzerò tutti quanti i disegni usando una sola squadretta. E forse neanche quella, quindi disegnerò direttamente sul foglio digitale. Voi ovviamente sapete che ogni volta che volete realizzare delle linee che siano perfette e precise, è necessario posizionare le squadrette in modo tale da scusate un attimo che sto cercando di farvelo vedere, insomma, ecco, così mettete bene la squadretta in corrispondenza delle linee che già possedete, sotto o sopra o a seconda del lato posizionate la seconda squadretta e questo vi consentirà di scorrere la squadretta e ottenere linee parallele rispetto alla linea dalla quale siete partiti. Quindi in questo modo, con la squadretta posizionata dove passa il cursore, avrete linee sempre verticali e parallele. Stessa cosa vale se posizionate la squadretta allineata perfettamente sulla linea orizzontale, quindi sull'asse X, e la squadretta a questo punto la metterete su questo lato e quindi sarete in grado di poter scorrere la squadretta sopra e sotto creando linee parallele orizzontali. La spiegazione qua vale ovviamente per i ragazzi che usano la mano destra. Se usate la mano sinistra trovate la vostra, diciamo, posizione più ergonomica. Usando le squadrette che possedete, esistono in commercio anche delle squadrette per ragazzi che usano la mano sinistra, insomma un po' difficili da trovare, ma ci sono. In linea di massima la posizione delle squadrette è la stessa, in certi casi vi capiterà di trovarvi meglio se impostate tutto quanto dall'alto, quindi posizionando la squadretta a destra e quindi tenendola con la mano destra e con la mano sinistra, che è anche quella che scrive, che traccia le linee, farete scorrere la squadretta. In altri casi, quando tracciate le linee orizzontali, può darsi che vi troviate bene lo stesso, scusate, le linee verticali, può darsi che vi troviate bene posizionando la squadretta in basso, in alto, insomma dovete trovare voi una maniera giusta per poter fare questa cosa, perché ciascun ragazzo che utilizza la mano sinistra ha il suo modo di procedere. Ciò che conta è che le linee siano perfettamente parallele e non siate voi a ottenerle manualmente, ma che sia stato, siate riusciti in questo intento usando due squadrette, una fissa e ferma sul foglio, l'altra scorrevole nella posizione desiderata. Va bene, quindi fermiamoci qua e andiamo a cominciare la nostra prima lezione di proiezioni ortogonali.